Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Velociretto TV. Oggi siamo con il settimo episodio di Lego Star Wars, capitolo 6, Battaglia di Takodana. Spaventata dall'incontro con la Forza sotto il castello di Maz, Rey fugge nella foresta. Confusa e perseguitata dalle visioni del suo passato. Intanto, Primo Ordine dimostra il terrificante potere della sua Star Killer, distruggendo il sistema Ausnian, sede della Repubblica. Tale è la scala della distruzione che può essere osservata da Takodana. Ok, ragazzi. Ci aspetta un episodio, un livello di battaglia e adesso vediamo come affrontare queste battaglie e come raccogliere i 10 mini kit e il mattoncino rosso di questo livello. Vi lascio al filmato. Repubblica. Il primo ordine l'hanno fatto. Dov'è Rey? Dobbiamo affrontarli. Contrastarli. Tutti insieme. Ce l'ho qui da anni. Tenuta sotto chiave. Come l'hai avuta? Bella domanda. Per un altro momento. Prendila. Trova la tua amica. Quelle bestie sono qui. Ok, fin da subito già lavoriamo per prendere il primo mini kit. Con l'aiuto della forza della spada laser spacchiamo qui e apriamo questa porta per trovare il primo mini kit di questo livello. Poi proseguiamo, ci sono degli assaltatori, li facciamo fuori. Iniziamo a vedere gli altri. Questo è il livello pieno di battaglie. Poi dobbiamo fare queste statue, posizionarle nel loro posto. Ce n'è tre da fare, una l'abbiamo fatta. Poi sempre qui con l'aiuto della forza apriamo questa porta. Entriamo in questa stanza, spacchiamo queste cose che ci servono come pezzi per costruire una piattaforma per BB-8. Ed ecco qui il nostro secondo mini kit. Ok, possiamo proseguire. E con la spada laser abbiamo quest'altra porta. E siamo nel cuore della battaglia. Molti assaltatori ci aspettano. Ma noi con la forza e la potenza della spada laser li facciamo fuori tutti. Troppo bello. Ok, questi qui li abbiamo fatti fuori, passiamo alla raccolta dei mini kit. Qui con l'ammiraglio Ackbar tiriamo fuori un mini kit da costruire e prendiamo il terzo mini kit.
Poi qui con la spada laser tranciamo questo cancello. Con BB8 saliamo. Salviamo questi due. Ecco, non volevo prendere lui, ma va bene. Ora con lui usiamo il cannocchiale per i punti deboli e proviamo una cassa interamente argentata, di leva argentata, e quindi con Chewbacca la facciamo saltare e troviamo il quarto mini kit. Ok, costruiamo la rampa. Perfetto. Buttiamo giù questa cassa. E costruiamo. Una torta. Torta? Voglio accendere le candeline. No, aspetta, non è una torta normale. Lo so, è una torta enorme. Abbiamo creato una trappola. Oh, ci spuntano dietro gli assaltatori. Ok, facciamo l'altra costruzione sulla sinistra. E quello che sarebbe? Un implosore termico? Beh, è troppo grosso. Significa che l'esplosione sarebbe... Fregata. Ok, la prima parte l'abbiamo fatta, ce ne aspetta una in piena modalità di battaglia. E quindi con Kylo Ren ecco, alla fine sto usando un saltatore, ma è meglio Kylo Ren. C'è da far fuori il saltatore con mitragliatore. Perfetto. Lanciano le bombe adesso. Abbiamo perso la medaglia d'oro, mi pare anche quella d'argento per quanto riguarda l'assalto. Ecco, mi hanno perso anche con la bomba. Ecco, un altro l'abbiamo fatto fuori. Ok, ce ne manca uno. Ecco, la bomba mi ha preso di nuovo. Ok, l'abbiamo preso. Ora con anche l'ammiraglio Akbar andiamo qui. Però non riesco a sparargli, facciamo fuori gli altri. Ok, fatto fuori.
fatto fuori, lui non riusciamo a farlo fuori. Bisognerà fare qualcos'altro. Ok, fatti fuori. Anche noi siamo stati fatti fuori. Manca solo il signore con la torretta. Vediamo come farlo fuori. No, con la bomba abbiamo sfiorato, vediamo adesso. No, neanche. Ah, ora sì, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Un'altra torretta. Da qui ci serve. Attenzione alla bomba. Me lo fa prendere, allora noi prendiamo un altro personaggio. Neanche Han Solo. Ok, Han Solo me lo fa prendere. Cerchiamo il punto debole, perfetto. Lego argentate, quindi abbiamo bisogno di Chewbacca. Eccolo lì. E torretta fatta fuori. Ancora la battaglia continua. Qui c'è la torretta e noi la sfruttiamo. Siamo una bella torretta, spariamo qua l'assaltatore con lanciafiamme, fatto fuori. Ora ne arrivano degli altri. Ecco un altro assaltatore con il lanciafiamme. Lo faccio fuori. Eccolo lì. Fatti fuori tutti e due. E anche gli assaltatori li abbiamo fatti fuori. Finisce la modalità da battaglia senza prendere neanche una medaglia. Siamo stati un po' scarsetti. Ok, torniamo indietro e lavoriamo per prendere i mini kit. Posizioniamo la seconda statua. Poi qui spacchiamo questa parete, se ci riusciamo. Ecco qui, un bel colpo assestato e prendiamo il quinto mini kit. Cioè, ci ha preso un aereo, una navicella ci ha preso mentre passavamo. Ok, ho guardato un po' indietro per vedere se c'era una zona per prendere il mini kit, ma in realtà è qui davanti. Con l'aiuto della forza spostiamo questa parte di navicella e qui con l'ammiraglio Akbar prendiamo il sesto mini kit. Qui sempre con lui e con l'aiuto di anche Han Solo chiudiamo questa cassa e costruiamo il nostro settimo mini kit. Qui ci stanno aspettando degli assaltatori e quindi li facciamo subito fuori. Ne arriva uno degli altri. E noi con la mossa speciale li facciamo fuori tutti in un colpo solo.
Ne arriva uno che sembra potentissimo, ma noi prima posizioniamo la terza statua per prendere l'ottavo minikit. Tornare indietro. Anche saltatori. Ok. Costruiamo. Viene attirato, gli do una bella scossa e quindi è il momento di attaccare. Però mi sa che è più forte di noi, questo ci sta dando la possibilità di attaccare. Ecco, ce l'abbiamo fatta finalmente. Ok, altri saltatori. Costruiamo la seconda costruzione. Perfetto, ci hanno fatto fuori, cioè neanche sono risuscitato che mi hanno colpito. Guarda, questo qui non mi dà tregua. Perfetto, stavolta l'ho colpito. Facciamo la terza costruzione, se mi danno la possibilità. E allora facciamo fuori questi maledetti assaltatori, siamo morti. Terza costruzione, si è resa a quanto pare. Battaglia all'ultimo sangue qui. Signore, il droide è stato avvistato a ovest con una ragazza. BB-8, no, non puoi. Tu devi tornare, sei troppo importante. Ti aiuteranno. Di cui si parla tanto. Il droide dov'è? Non muovetevi! TK338, abbiamo arrestato i bersagli. In arrivo 28.6. Via! Via, via! Mandate le squadre! Ripeto! Mandate è la resistenza. Attaccate! Non fatevi spaventare da quelli! Quello sì che è un pilota!
Rey e BB-8 hanno bisogno di te. Ora, va! E arriva la resistenza in aiuto. E quindi facciamo una bella battaglia di navicelle. E per prendere gli ultimi nit dobbiamo fare fuori queste quattro torrette prima di tutto. Ecco qui, abbiamo fatto fuori queste quattro torrette e quindi quarto mini, no, nono mini kit conquistato. Ora facciamo fuori le navicelle. Ce ne mancano tre. Una. Vediamo se la prendiamo. Ok, fatta fuori. Ok. Ora dobbiamo fare fuori 10 di queste navicelle, ne abbiamo fatte fuori già due. Sono le navicelle che portano gli assaltatori a terra. Ok, una fatta fuori, un'altra fatta fuori. Un'altra fatta fuori. Ecco, ora ci stanno sparando e noi la evitiamo così. Un'altra fatta fuori. Ce ne mancano quattro. Fatta fuori, solo due. Uno, perfetto, fate fuori tutte. Ok, in quest'ultima fase dobbiamo cercare di prendere il mini kit e dobbiamo fare fuori queste torrette con il proiettile rosa. Quindi andiamo alla ricerca di un proiettile rosa e dobbiamo prendere anche il mattoncino rosso che è lì. Ora non l'ho preso. Avrei bisogno di un mattoncino rosa per prenderlo, cioè di un proiettile rosa. Bisogna colpire delle navicelle che hanno il mattoncino rosa. Il problema è trovarle. Ecco. Ah, ce n'è uno qui, allora lo prendiamo. Mattoncino rosa preso e quindi facciamo fuori questa torretta. Perfetto, una su tre fatta fuori. Vediamo se ce n'è, infatti no, sicuramente era quando abbiamo colpito la navicella, l'ha buttato lì. Ci serve qualche altro che abbia il proiettile rosa, vediamo.
Intanto prendiamo questo mattoncino rosso. Ecco, l'abbiamo mancato. Ci riproviamo. Ecco, stavolta l'abbiamo preso. Vediamo se troviamo questi benedetti proiettili di rosa. Proiettili di rosa. La cosa più difficile è proprio questi proiettili di rosa. Ecco, ce n'è uno. Perfetto. E allora spariamo subito. Ce ne manca solo uno. Vediamo se qualche altra navicella col proiettile rosa muore, così lo prendiamo. Poi ci sono così tante navicelle, bisogna trovare quello che ha il proiettile rosa. Questo fa... no, questi non ce l'hanno. Vediamo. Se ne troviamo qualcuno. Quello ce l'ha... ah, ce n'è uno qua. Porca miseria, no, l'abbiamo preso. Ok, possiamo andare a fare fuori la terza torretta. Perfetto, spariamo il proiettile e anche il mini kit numero 10 è stato preso. Ora possiamo fare fuori queste navicelle che ci vengono mostrate qua in alto. Ok, ce ne manca una. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. La mappa, tu l'hai vista? Signore, la resistenza. Ritirate la divisione. Lasciate il droide, abbiamo già tutto. La rapita è andata. Sì, sì, lo so. Cielo! Han Solo! Sono io, C-3PO! Lei forse non mi riconosce per via del braccio rosso. Devo reinstallarmi il braccio giusto. Hai cambiato acconciatura? Stessa giacca? No, è nuova. L'ho visto. Lei ha visto nostro figlio. Era qui. Dove sono? Sei mia ospite. Parlami del droide. È un'unità BB con drive al selenio e hyperscan vindicator termico. Ha una sezione di una carta di navigazione. E noi abbiamo il resto. Recuperato dagli archivi dell'impero, ma ci serve l'ultimo pezzo. E non so come hai convinto il droide a mostrartelo. Lo so che hai visto la mappa. È lì dentro. E ora la darai a me. Non aver paura, lo sento anch'io. Io non ti darò niente. Vedremo. Tu hai paura di non diventare mai forte quanto Darth Vader.
Ok ragazzi, battaglia di Dagodano ha terminato, mi raccomando datemi un vostro pensiero su questo livello, come è stato affrontato, sulla storia, commentate. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like e come al solito vi invito a iscrivervi al mio canale attivando la campanella per non perdere neanche un episodio. E come avete visto abbiamo raccolto tutto quello che c'era da raccogliere in questo livello e quindi vi rimando al prossimo episodio e vi saluto. Ciao, ciao a tutti, ciao.